Mais dolce, Conad, mangiare questa roba fino a scoppiare. I cotti al vapore, mais. Andate con Dio. Quella roba strana che secondo me veniva da un altro pianeta. Tutta quella roba sudamericana, asiatica, africana. Allora, eravamo rimasti a pagina 68. Da Parmenide aveva imparato che tutte le cose di questo mondo hanno un loro valore intrinseco, chiamato essere, e un insieme di apparenze, chiamato non essere. Quando ci diamo da fare per raggiungere uno scopo, dobbiamo prestare attenzione che l'oggetto dei nostri desideri sia per l'appunto l'essere e non l'apparire. Tanto per fare un esempio, terra a terra, se desidero diventare capo dello Stato perché sento il bisogno di migliorare la vita dei miei concittadini, mi sarò avvicinato all'essere, del mestiere di capo dello Stato. Se invece ciò che mi attrae nel nuovo incarico è solo il prestigio, l'onore e il potere, allora vuol dire che sono stato attratto dall'apparire, del ruolo che non ha. E non ho alcuna speranza di raggiungere il bene, con la B maiuscola. In genere, gli studiosi di filosofia non sono disposti a dare esempi elementari di essere, così come ho appena fatto. Probabilmente perché temono di banalizzarne i significati. Sarebbe come per i musulmani fare un ritratto di Allah. E invece cerco come posso di dare qualche dritta al lettore per aiutarlo a capire. Dal momento che Socrate aveva detto che l'importante nella vita è il raggiungimento della conoscenza e quindi del bene, per Euclide fu facile mettere d'accordo il pensiero del maestro con quello di Parmenide e concludere che il bene era l'essere, ovvero l'uno eterno e indivisibile, mentre tutto il resto non conta perché non è. Conclusione. I socratici si occuparono essenzialmente di etica e trascurarono, contrariamente ai loro predecessori, lo studio della natura. La svolta di Socrate è stata quella di portare l'attenzione degli studiosi sull'uomo e sui suoi problemi morali, conferendo alla filosofia una dimensione pratica che ce la rende più simpatica. A questo punto cerchiamo di ricavarne anche noi qualche utile consiglio di vita. Socrate sosteneva che colui che sa cosa sia il bene non può essere così stupido da non desiderarlo. Agirebbe contro il proprio interesse. Lo scopo della vita quindi è la conoscenza del bene. I cinici ritenevano che il bene fosse la libertà individuale e per non essere troppo condizionati dal mondo esterno, riducevano al minimo indispensabile i loro bisogni primari. I cirenaici pensavano che il bene fosse il piacere e il male il dolore, acchiappare il piacere, diceva Aristippo, è lo scopo della vita, facendo attenzione però a non restarne schiavi. I megarici avevano del bene un'idea più astratta, il bene è l'essere, il male è il divenire, atteggiamento in fondo religioso, perché Euclide sosteneva che il sommo bene era uno solo, anche se in genere poteva essere chiamato con molti nomi: prudenza, Dio, mente, saggezza e così via. Capitolo terzo. Sciscio. Negli anni 50 ho conosciuto anch'io un cinico, si chiamava Sciscio Morante e viveva prevalentemente sulla costiera amalfitana.
Barbone, gentiluomo, bello di aspetto, galante con le signore, riservato, senza fissa dimora, un po' snob, orgoglioso come un nobile spagnolo, senza una lira in tasca, anzi, diciamo pure, senza nemmeno le tasche. Dal momento che per evitare di metterci dentro qualcosa, se le era fatte cucire da Pepito, il miglior pantalonaio di Positano. Il miglior sarto di Positano. Sciosciò era visibile solo nelle stagioni calde, da aprile a ottobre, poi i primi freddi si eclissava, probabilmente cadeva in letargo. C'era chi ne segnalava la presenza a Cortina o al Sestriere, ospite di qualche signora che aveva conosciuto durante il periodo estivo. Ma la notizia era quasi sempre infondata, dato che tutti facevano a gara a inventare le ultime avventure di Sciosciò. La sua famiglia apparteneva a quella vecchia borghesia napoletana che considerava il lavoro un fatto di esclusiva pertinenza del ceto popolare, e questo bisogna ammetterlo, è un modo di pensare oggi superato che abbiamo ereditato dai greci. Non potendo lavorare per tradizione familiare, Sciosciò campava di cappuccini, di brioche e di inviti a cena. Ciononostante, nessuno l'ha mai visto chiedere soldi a un amico. Una volta si fece dare 1.000 lire da Franca Valeri per comprare un pacchetto di nazionali. Ma subito dopo tornò da lei tutto sorridente, con in mano le sigarette e una rosa. Sciosciò, come stai? Gli chiedevo quando lo incontravo. Benissimo, rispondeva lui, tengo puro frigorifero. Le piazze dove preferiva vivere erano Capri e Positano, raramente optava per Ischia, dove invece avrebbe potuto godere di tutta l'ospitalità che voleva, data la presenza sull'isola di alcuni parenti molto ricchi, tra l'altro proprietari di un albergo. Sciosciò in questo era strano. A volte affrontava viaggi durissimi pur di procurarsi un tetto, altre volte invece sfoderava un orgoglio smisurato, come quando andava dai suoi parenti ischitani e si abbuffava di fichi d'India lungo la strada per evitare di essere invitato a pranzo. Un giorno gli regalai un pullover giallo un po' vistoso. Grazie, mi disse, ma il giallo non mi sta bene, mi ingrassa. Poi qua la sera va di moda il blu. Anche se l'avesse accettato, non l'avrebbe portato a lungo, non avendo il concetto di proprietà, e lo abbandonava per strada, su un muretto. Non avendo il concetto di proprietà, scusate, o lo abbandonava per strada su un muretto, o lo lasciava come contropartita a un bar per un bicchierino di whisky. Per mangiare aveva fatto un accordo con i ristoranti. Per una strana coincidenza, voi qui a Positano siete esattamente 61. Facendo un turno vi tocca un pasto ogni 2 mesi. Per quanto riguarda la mattina, non vi preoccupate perché ci sono sempre gli amici che fanno a gara per offrirmi qualcosa. Al ristorante ordinavo lo stretto indispensabile: uno spaghetto a vongole e un bicchiere di vino. Cosciente di essere un ospite, non ne approfittava. Un giorno si fermò quasi in modo stabile all'Arancio Fellone, il bellissimo ritrovo di Sandro Petti a Porto d'Ischia. Senonché, avendogli proposto Sandro un piccolo stipendio per compensare delle pubbliche relazioni che involontariamente finiva per fare, sparì e non si fece più vedere. Diceva di voler scrivere un libro di memoria intitolato La cicala operosa, ma non andò mai oltre il titolo. Luciano De Crescenzo, storia della filosofia greca, da Socrate in poi.